E ben ritrovati ragazzi, ben ritrovati ancora una volta nel canale del vostro amico Sette De Coppe. E dai, un saluto speciale a tutti quelli che mi supportano e mi sostengono con tanto interesse ed entusiasmo. Se non sei iscritto al canale, ti invito a iscriverti al canale qua, pollicione in alto. E partiamo subito oggi, andiamo un po' a ruota libera. Voglio parlarvi un po' degli allenatori e degli avvicendamenti che ci saranno sulle panchine della Serie A presto, ragazzi, perché a giugno secondo me cambieranno tantissime cose in Serie A. Voglio parlarvi ancora una volta di Huijsen perché stanno uscendo tante notizie, si sta già mettendo le mani in avanti e questo non va assolutamente bene. Poi voglio dirvi qualcosina sul DS e parlare un po' di mercato e state sintonizzati. Allora ragazzi, partiamo subito con il presupposto che in pratica, innanzitutto grazie a tutti ieri per essere stati in live, vi ringrazio sempre per il supporto al canale, stiamo crescendo piano piano, adesso il mercato non c'è, però va bene così, vi ricordo sempre se è la prima volta che guardate questo video, lasciate l'iscrizione e la campanella attiva per tutte le notifiche perché vi riporto sempre le notizie in tempo reale, aggiornamenti quotidiani che riguardano il mercato e le news, soprattutto del mondo Roma, ragazzi, perché questo canale è incentrato su questo format qua. Però adesso andiamo a vedere quello di cui si sta parlando, perché secondo me non c'è chiarezza, non c'è chiarezza perché sono più che notizie, sono opinioni. Un conto è riportare un'opinione, un conto è riportare determinate notizie, perché stanno uscendo tantissimi articoli dove si sta mettendo in contrasto questa situazione tra l'allenatore che c'è stato prima e quello che ci sta adesso. Si sta facendo di tutto per mettere i romanisti, tifosi della Roma contro ognuno per conto suo e questo non va assolutamente bene. Adesso c'è De Rossi, dobbiamo sostenere De Rossi e dobbiamo far sì in modo che la Roma vada a passare il turno, vada a farci vedere insomma quello che è in grado di fare anche durante le partite d'Europa per gli ottavi quando ci saranno i sorteggi. E molte voci stanno dicendo confermato De Rossi, confermato De Rossi. Ragazzi, non è confermato ancora assolutamente niente perché De Rossi è sotto esame, così come è sotto esame tutta la squadra della Roma. Si devono prendere decisioni importanti, presto o poi, dipende anche dai risultati. Sì, dipende anche dai risultati. Sarà troppo tardi a giugno, ve lo dico da adesso, ragazzi. Però i contratti parlano chiaro: ci sono tanti giocatori che sono in scadenza. Se partiamo dalla porta, Rui Patricio è in scadenza. Quindi, in concomitanza, in accordo con la società De Rossi, ha deciso di mettere Svilar. Perché ha deciso di mettere Svilar questo periodo? Perché è in fase di valutazione, così come tutta la squadra e anche lui stesso, perché ricordo che De Rossi è un traghettatore e lo dice il contratto stesso, non lo dico io ragazzi, lo dice il contratto stesso, ha un contratto fino a giugno, verrà rinnovato, non lo sappiamo, vediamo quello che succede, dipende anche dal DS nuovo che arriverà, dipende dalla volontà di Friedkin, dipende anche quello che farà vedere De Rossi questo periodo. Nelle ultime partite a me è piaciuto, io lo terrei, anche perché con i nomi che stanno uscendo, i Palladino, questi qua ragazzi, mi tengo De Rossi tutta la vita, perché cambiare bisogna cambiare sì, ma sempre per il meglio, non per il peggio. Attenzione a queste cose qua. Quindi Svilar è assolutamente in valutazione, in fase di valutazione. Perché ragazzi? Perché Svilar ovviamente fa parte della Roma, è in contratto con la Roma, cartellino di appartenenza della Roma, vi ricordo sempre stato portato da Pinto a zero. Per adesso la valutazione resta molto bassa e siccome quest'estate la Roma dovrà prendere delle decisioni se andare ad intervenire in porta per vedere se c'è qualche cosa, qualche offerta sul mercato, vediamo un po' qual è il momento migliore per verificare se magari il portiere non ce l'abbiamo già in casa, esattamente questo periodo qua che va da adesso fino a giugno. E si faranno delle
considerazioni. Se Svilar va bene e ovviamente convince un po' tutti quanti, deve convincere soprattutto Dan e Ryan Friedkin, che sono i proprietari della Roma, se non il DS nuovo che ancora non è stato annunciato, allora si andrà a risparmiare sul mercato e quindi non toglieremo nessun giocatore di movimento per andare a prendere il portiere, perché i costi dei portieri sono veramente tanto elevati, ragazzi. A parte Meret, che adesso sta rigiocando, è ritornato dall'infortunio, poteva andare via a parametro zero, però penso che scatterà l'anno di rinnovo. Poi, vista la situazione, quella del Napoli pure, che non è tanto buona, quindi Svilar in fase di valutazione. Se farà bene la Roma se lo terrà, altrimenti valuterà e ovviamente farà una corposa plusvalenza, visto che è stato preso a zero. Tutto quello che riuscirà a prendere la Roma da Svilar in caso dovesse andare sul mercato è tutta plusvalenza, ma quello poi lo vedremo, ragazzi. Per adesso non possiamo dire se Svilar il prossimo anno sarà il primo portiere. No, è in fase di valutazione, così come in fase di valutazione De Rossi e così come in fase di valutazione tutta la squadra. Anche Oisen, ragazzi, Oisen cartellino di appartenenza della Juve. Si sono fatte tantissime ipotesi, non sono news, tantissime ipotesi, hanno parlato di un valore di 30 milioni, secondo me ci può anche stare, ma è un'ipotesi, non è una notizia, in quanto la Juve non ha dato un prezzo fisso per Oisen. Anche la Juve ha dei problemi, ragazzi, ha dei problemi perché ancora non rinnova Allegri, nonostante che Allegri sta pressando per farsi rinnovare alla Juve. La Juve non ha intenzione per adesso di affrontare discorsi con Allegri, un po' quello che è successo con Mourinho da noi. Quindi questa è la situazione. Qual è invece la situazione della difesa della Juve? Hanno Bremer, hanno Alessandro che andrà via, hanno Gatti, Rugani che è a fine contratto, hanno preso Giallo e hanno anche Danilo che è il capitano. Quello che mi è stato detto, almeno qualcuno di voi l'ha già sentito perché chi si trova nel gruppo Telegram, almeno quello che mi è stato riportato, è che se dovesse restare Allegri alla Juve, ricordo che ha un contratto di scadenza fino al 2025 e non si parla ancora di rinnovo, Oisen potrebbe andare ancora un altro anno in prestito, che ne dicano tutti i giornali di matrice juventino. Ovviamente non possono uscire e dicendo sì, il prossimo anno sicuro andrà alla Roma. Potrebbe ritornare un altro anno in prestito, dipende cosa farà la Juve, quindi siamo in balia sia delle nostre decisioni e di valorizzazione e valutazione di giocatori, e sia in balia delle decisioni della Juve, perché non lo possiamo sapere. Quasi certamente Allegri non dovrebbe rimanere, me lo danno al 90% che va via, ragazzi. È già pronto Antonio Conte, almeno questo mi fanno sapere. Stanno facendo moltissimi nomi, ci saranno molti avvicendamenti in panchina, ci saranno altre situazioni, pure per quanto riguarda Casa Lazio, pure per quanto riguarda il Milan. Pioli è a rischio esonero, mettiamola così, però non credo che andrà via prima di giugno, almeno Cardinale anche lui l'ha detto, continueremo fino a giugno e poi vedremo un po' quello che succederà, e ci saranno molti avvicendamenti in panchina, quindi bisogna considerare anche questo. E anche all'estero, ragazzi, perché a parte Klopp che va via dal Liverpool, c'è anche Bayern di Monaco che mi fanno sapere che non hanno intenzione per adesso di licenziare Tuchel resta fino a fine anno. Ieri hanno fatto il nome di Conte, a me non risulta che Bayern Monaco stia su Conte. Hanno fatto tantissimi nomi, così come li stanno facendo anche al PSG per il dopo Mbappé. C'è un marasma generale in tutta Europa, perché se saltano differenti panchine importanti di squadre importanti e ci sono movimenti con giocatori top player come Mbappé, ovviamente i nomi che si fanno sono nomi grossi e devono andare a pizzicare le notizie al punto giusto. Però dove voglio arrivare io dicendo questa cosa, ragazzi? Perché anche la Roma, ve l'ho detto all'inizio, è in fase di rivoluzione. Non sarà una rivoluzione proprio da anno zero, però sono tutti sotto esami. È vero quello che è uscito oggi per quanto riguarda determinati articoli, perché De Rossi con la società sta valutando cosa fare con determinati giocatori. Oggi è uscito pure l'articolo di Zaleski, che potrebbe andare alla Fiorentina. La Fiorentina ha chiesto un esterno d'attacco veloce e che sappia fare il cambio passo. Zaleski ve lo raccomando proprio, però per adesso non ci sono assolutamente
colloqui concreti per quanto riguarda questo giocatore, anche lui a zero, quindi sarà tutta plusvalenza, ma occhio anche a Zaniolo. Vi parlo di Zaniolo perché in caso dovesse andare a titolo definitivo alla Fiorentina, rientreremo anche nella percentuale di vendita perché ha una clausola rescissoria di 30 milioni. Non credo che la Fiorentina possa permettersi di pagare 30 milioni, ma noi abbiamo il 12, se non sbaglio, il 12% su determinata clausola per Zaniolo. E sarebbero tutti i soldi presi dalla Roma, ragazzi. Quindi dobbiamo valutare anche questa cosa qua. In più mi fanno sapere che c'è un centrocampista del Chelsea che potrebbe fare a caso nostro, magari durante il mercato. Per adesso è infortunato. Si tratta di Chukwuemeka, e ha 20 anni, ragazzi. Doppio passaporto, è di origine nigeriana e inglese, ragazzi. Quindi vediamo un po'. È molto bravo, mi fanno sapere. Giovane e segue la linea verde della Roma. Occhio anche a Efe Akman. Ve l'ho raccontato l'altra volta che è rientrato nell'affare di Zaniolo. Quindi la Roma ha la priorità per questo giocatore. Deciderà il padre, perché ancora 17 anni, non ha un contratto professionista, scusate, non ha un contratto professionistico, stavo dicendo, da professionista. Quindi deciderà il padre, che è il procuratore. Dobbiamo solamente aspettare, ragazzi. Poi mi fanno sapere che Massara ha rifiutato le offerte dall'Arabia Saudita e vorrebbe rimanere in Italia e ci può stare anche un giro di DS. Visto che la Roma sta aspettando il DS, di questo ne abbiamo parlato tantissimo, perché ci sta chi dice che è sotto contratto di un'altra squadra. La Roma sta aspettando che si svincoli da quella squadra là. Sì, potrebbe essere anche vero, ma a giugno sarà veramente troppo troppo tardi, ragazzi. Quindi non credo che la Roma aspetterà fino a giugno. Io penso che ci saranno anche altre scelte determinate anche dall'affare economico, il canale economico che c'ha la Roma con quelli dell'Arabia Saudita. Arabia Saudita che ci paga 12 milioni di sponsor per 2 anni, 12 e 12, 2 anni, e ci darà qualche bonus in caso di Champions, quindi saranno tutti i soldi guadagnati. E in più c'è questa opportunità di partnership con i sauditi, con il fondo PIF, e di questo ne abbiamo già parlato. Il fatto che Massara ha rifiutato l'Arabia Saudita non vuol dire niente, ragazzi, però è pur sempre un DS che è a spasso, a zero, senza legami con nessuna squadra. Lui stesso ha detto vorrebbe restare in Italia. Vediamo un po'. Sono già due, un direttore tecnico e un direttore sportivo, che hanno lavorato insieme, sia Massara che Maldini, che hanno rifiutato l'Arabia Saudita. Quindi da tenere d'occhio. Con questo vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video aggiornamento. Se il video vi è piaciuto, lasciatemi un bel like, commentino sotto. Iscrizione al canale, come sempre, attivare la campanella, fatemi sapere voi cosa ne pensate di queste notizie. Ricordatevi che io non posso sapere tutto, 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 ma manco niente, niente, niente. Ciao a tutti e forza Roma, citare sempre la fuente. Ciao ragazzi.